Trasportava a bordo di un tir ben nascosti 25 kg di hashish. Lo hanno scoperto i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catania con l'ausilio dell'aliquota antiterrorismo pronto impiego del gruppo di Catania e di un'unità cinofila all'uscita della casella autostradale di San Gregorio, dove hanno sottoposto a controllo un auto articolato che trasportava pedane e bancali di legno, guidato da Filippo Locastro, di 53 anni. Sin dalle prime domande di rito, l'uomo, che viaggiava insieme ad un altro soggetto, un catanese di 32 anni, manifestava chiari segni di nervosismo. Le conseguenti attività di perquisizione del mezzo hanno consentito poi di rinvenire, occultati in un borsone posizionato in un vano dell'automezzo riservato alla custodia dei pallet, 49 panetti assicurati con nastro adesivo bianco contenenti 25 kg circa di hashish. La droga sequestrata, destinata presumibilmente al mercato etneo, avrebbe fruttato nella vendita al dettaglio circa 250.000 euro. Per l'uomo si sono aperte le porte del carcere di Piazza Lanza.